Risveglio polare per Arezzo di Valdarno, Ortegnano e Palazzo del Pero, meno 10 in Valdarno, punte fino a meno 9 con Montevarchi a 9,-3 gradi, i consigli dell'esperto. Aperta da due giorni la rotatoria all'imbocco della strada per Piandirona a Reggello entro il 2019, si concluderà anche tutto il primo lotto della variante alla 69 lato fiorentino. Battaglia vinta per i pendolari valdarnesi che utilizzano il regionale 6604. Dal lunedì 7 gennaio il treno torna all'orario invernale. Ma l'anno nuovo inizia male per i pendolari valdarnesi che stamani mattina fanno i conti con ritardi anche fino ad un'ora nei treni della fascia oraria tra le 7 e le 9. Incidente poco prima delle 13 di oggi in autosole nel tratto Firenze Sud Incisa in direzione sud, nell'urto un mezzo pesante coinvolto che si ribalta su un fianco, code fino a 4 km. Scrive il suo nome sul muro di Ponte Vecchio a Firenze con un pennarello nero, ma viene sorpresa dalla municipale protagonista, una ragazzina greca di 15 anni in Italia per turismo. Per lei multa e denuncia. Ed infine una cena per Talia il 25 gennaio a Terranova Bracciolini. La piccola, affetta da una malformazione, ha bisogno di 400.000 euro per operarsi a Dubai ed evitare l'amputazione dell'arto.